Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Sabrina Tursi di STL e benvenuti a questo incontro con Fabio Castanelli, che è qui collegato con noi e che io vedo già anche sul monitor. Ciao Fabio, ci senti tu? Ciao Sabrina, vi sento. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto, vista la situazione, spero che stiate tutti bene. E da noi oggi fa freddissimo, ma so che ci sono anche dei posti dove ha nevicato addirittura, quindi ci mancano le cavallette e poi siamo sistemati. Vabbè, allora intanto passiamo questo tempo insieme a te. Prima di passarti la parola, volevo solo dire appunto ai partecipanti che se avete domande potete utilizzare la chat in basso a destra. Scrivete pure lì, io vi faccio da moderatore e le girerò a Fabio durante la diretta. Potete anche fare la domanda a voce se volete, però siccome i vostri microfoni, come vedete, sono silenziati di default, per farvelo aprire ci dovete scrivere in chat e a quel punto appunto ve lo apriamo noi. Sperando che la piattaforma regga, visto che c'è un sovraffollamento di collegamenti in questi giorni, io ti passo la parola, Fabio. Silenzio il mio microfono, ma appunto sono qui. Se avete domande, vi leggo. Perfetto, grazie Sabri, di nuovo buongiorno a Prego. tutti e a tutte. L'idea di questo webinar ci è venuto in questi giorni, ci siamo sentiti con Sabrina, abbiamo cercato di immaginare un webinar che potesse anche un pochino tirare sul morale a molti di voi che in questo periodo, diciamo, sono bloccati a casa, magari. Rimangono collegati tutto il giorno con le notizie che purtroppo non sono positive e magari molti di voi sono in alcune zone, diciamo, più colpite in Italia. Dobbiamo stare a casa, dobbiamo avere pazienza, presto si vedrà la luce in fondo al tunnel, insomma, dobbiamo essere pronti a ripartire al massimo. Ora tolgo la webcam così possiamo cominciare. Con le slide. Allora, l'idea di incentrare questo webinar sulle cinque cose da fare relative al sito web mentre stiamo a casa nasce da due webinar che avevamo già tenuto con STL Formazione su questo tema e poi un corso che si chiama Sito Web per Traduttori Freelance che potete trovare nel catalogo di STL. Questo webinar, diciamo, vuole essere non solo un follow-up di quei due webinar precedenti e del corso, ma un nuovo webinar per riprendere alcuni concetti e interpretarli in questo particolare periodo storico. Sono concetti molto generici, non andremo molto, diciamo, nel dettaglio tecnico dei contenuti perché ci servono per darci degli spunti, darci delle idee in questo periodo in cui magari siamo un po' fermi con il lavoro. Se invece siamo sempre molto impegnati con commesse, con clienti, con call, è positivo, però magari il nostro carico è diminuito anche del 20-30% e dobbiamo sfruttare bene questo tempo. Io vorrei partire da questa slide, anche se il termine smart working non è esattamente corretto, perché sarebbe più da definire lavoro da remoto, in queste ultime settimane tutta gran parte degli italiani a parte medici, infermieri, forze degli ordini, cassieri e chi sta garantendo comunque i servizi essenziali, si è ritrovato a lavorare da casa. No, io personalmente, ma anche voi traduttori, siete abituati a lavorare da casa da tempo, quindi le nostre vite non sono state, almeno dal punto di vista lavorativo, sconvolte poi così tanto. Però ci ritroviamo in un Mariti momento. e figli in più in giro per casa. Esatto, a Più un'altra parte questo. variabile da poco. Assolutamente, assolutamente. Però questo fenomeno ha comunque scombustolato anche il mondo dell'impresa, il mondo delle agenzie di traduzione, quindi è possibile che ci sia stato un po' un lag a livello di nuovi lavori. Magari molti di noi sono preoccupati perché soprattutto hanno paura di una nuova recessione, di una nuova crisi economica che potrebbe colpire profondamente non solo il nostro paese e il mondo intero. Molti economisti stanno studiando la situazione attuale e
secondo molti, anche secondo alcune agenzie di rating che hanno, per esempio, ieri rilasciato le prime previsioni, i primi dati, quella che ci troveremo ad affrontare sarà una recessione con una forma a V. Che cosa vuol dire una recessione con una forma a V? Che ci sarà un crollo molto molto importante, il PIL italiano in particolare, secondo alcune previsioni, potrebbe anche calare del 10%, però ci ritroveremo in una situazione successiva, quando sarà passata l'emergenza, a vivere un rimbalzo, perché ovviamente si paragona la situazione attuale ad una guerra, però alla fine della Seconda Guerra Mondiale ci siamo ritrovati con le infrastrutture distrutte, le città da ricostruire. Oggi, fortunatamente, cercando di vedere il lato positivo, questo aspetto non ci sarà. Ripartiremo e dovremo ricominciare, diciamo, a correre, e molto probabilmente subito dopo questa situazione, questa emergenza, ci sarà appunto un rimbalzo molto forte. E quindi noi dobbiamo essere pronti a cogliere al volo tutte le occasioni che si presenteranno quando ci sarà questo rimbalzo, quando inizierà, e non solo dobbiamo sapere di essere pronti a coglierle al volo, ma dobbiamo anche crearle queste occasioni. E il sito web, come abbiamo detto più volte nel corso dei webinar e del corso di STL, è un facilitatore di occasioni, di lavori, di lead, e quindi in questo periodo è il momento migliore per mettersi a pensare, se non ora, quando. Se non ora, quando, sia se non avete ancora un sito web e quindi volete partire da zero, magari, come dicevo prima, vi trovate con un pochino di tempo libero in più e pensate che sia il momento opportuno, sia che abbiate già un sito web e magari è arrivata l'ora di migliorarlo, di aggiungere delle funzioni o di fare quelle cose che rimandavate da tempo. Quindi questo è il primo spunto che voglio lanciare in questo webinar. Questo è il momento adatto. Anche parlando con altre categorie professionali, come gli avvocati, gli ingegneri, eccetera, quando ripartirà tutto dovremo ricominciare a correre, riapriranno i tribunali, per esempio, quindi chi si occupa anche di traduzioni collegate al mondo della giustizia dovrà ricominciare a lavorare a massimo regime. Quindi questo è il momento adatto. Magari se, come dicevo prima, non abbiamo 8 ore al giorno perché non ci sono spariti tutti i clienti, e lo spero, non importa, anche quelle 2 ore al giorno per metterci lì a capire se siamo in grado di creare noi un nostro sito web con un ne parlavo nel corso, i cosiddetti CMS come WordPress o Wix, quegli strumenti facilitati che ci permettono di creare un sito web, oppure rivolgersi a un'agenzia, a un webmaster. Diciamo, questo è il momento giusto. Secondo spunto che volevo dare è quello di lavorare sul personal branding. Come già detto nel corso di STL, a un certo punto un traduttore, quando si troverà non solo a creare il sito web, ma proprio a pensare quale dominio compro. Quale dominio compro è la domanda che sottintende, diciamo, questo ragionamento. Devo presentarmi sul mercato con il mio sito web, con il mio nome e cognome, oppure creare un brand, creare una sigla commerciale con magari un marchio registrato che è realizzato da un grafico? La risposta che ci eravamo dati all'epoca è dipende, perché magari siamo dei traduttori conosciuti sul mercato da più di 20 anni col nostro nome e cognome, quindi il nostro nome e cognome è un brand forte che vogliamo spenderci, e quindi acquisteremo un dominio con nomecognome.com.it.eu, oppure partiamo da zero, il nostro nome e cognome non è conosciuto e magari preferiamo lanciarci con un nome magari di un brand o una sigla e lavorare su quello e farci percepire dai nostri clienti come una realtà magari affidabile, che ha curato molto la comunicazione, che sta investendo nei suoi asset di comunicazione, quindi daremo una percezione superiore da questo punto di vista. Non c'è una risposta corretta, dipende sempre dal caso, però iniziare a porsi la domanda
in questo periodo in cui si ha un po' più tempo, è comunque un ottimo esercizio. Nella fase di creazione di un sito web bisogna raccogliere i contenuti, i testi, le immagini, il logo, quindi anche questo potrebbe essere un buon momento per affidare magari a un grafico la realizzazione di un logo o magari pensare successivamente di registrarlo. Ho parlato di testi. Una cosa da esperienza che osservo spesso con i miei clienti nella fase di creazione del sito web è che i clienti partono sempre con estremo entusiasmo nelle prime fasi di creazione di un sito web, poi quando non ci si rivolge a un copy ma si chiede direttamente a un cliente, ma allora cerchiamo di lavorare insieme sui testi da pubblicare sul sito web, o ancora quando viene consegnato il sito web e il cliente poi è chiamato periodicamente ad aggiornare i contenuti o a pubblicare delle notizie sul blog, eccetera, si inceppa un po' tutto il meccanismo, perché per essere, diciamo, trovati sui motori di ricerca, secondo le strategie dell'inbound marketing, ovvero non essere noi a rincorrere il cliente, ma fare in modo che il nostro cliente ci trovi, magari creando contenuti, essendo indicizzati e pubblicizzandoli anche sui social, noi dobbiamo crearli questi contenuti, dobbiamo avere il tempo di crearli. Quindi il terzo consiglio che mi sento di dare in questo periodo, sia che abbiate un sito web, sia che non lo abbiate ancora, ma abbiate intenzione di realizzarlo o di farlo realizzare nel medio-lungo periodo, sfruttate questo momento per creare i contenuti del sito, creare i contenuti del blog, creare contenuti sui social. Ma quali contenuti vanno creati per il sito web? Sarebbe un discorso lungo, quello che vi posso dire è che ci sono degli strumenti che permettono di individuare delle parole chiave, cosiddette keyword, per esempio questo è il sito di Neil Patel, poi magari vi condivido il link con una mail successiva che faremo per le persone che hanno partecipato a questo webinar. Ad esempio, uno strumento totalmente gratuito, illimitato se ci si registra con la propria mail di Google oppure si fa login tramite Facebook, e permette di individuare le keyword che sono più cercate e il volume, diciamo, di queste keyword. Per esempio, su traduzioni tecniche, a parte traduzioni tecniche online che magari non ci interessa, però traduzioni tecniche tariffe è abbastanza cercato, oppure traduzioni tecniche tedesco-italiano. Allora, se noi creiamo un contenuto sul nostro, se ci occupiamo di traduzioni tecniche e creiamo un contenuto sul nostro blog del sito web che dice quali sono le tariffe giuste per le traduzioni tecniche, diamo un valore, perché nei contenuti del nostro sito web non dobbiamo solo vendere, dobbiamo dare un valore, dobbiamo arricchire il visitatore che poi tornerà a visitare il nostro sito per trovare magari delle altre informazioni. Di solito si dice creare 5 contenuti informativi e uno di promozione, però passando da magari dare informazioni su quali sono le tariffe, raccontando un po' come funziona il mercato delle traduzioni tecniche, a quel punto potremmo scrivere al fondo dell'articolo se comunque ti interessa ricevere un preventivo o fare un approfondimento su questo tema, partendo dal tema delle tariffe magari genereremo una conversione, ovvero un utente che ci contatta per avere maggiori informazioni, che potrà magari trasformarsi in un cliente. Vediamo anche traduzioni tecniche Milano, traduzione schede tecniche, oppure ho fatto un test sulle traduzioni giurate. Sulle traduzioni giurate, quello che si nota, diciamo, un volume maggiore di ricerca legato alle grandi città, dove magari vengono più richiesti questi servizi, che sono Milano, Roma, Firenze, Salerno e Napoli. Poi c'è Bologna e poi ci sono i costi di Milano. Questo per dire che le keyword possono assolutamente aiutare per individuare dei temi molto cercati su cui creare contenuti, però queste keyword valgono oggi, perché ovviamente il volume di ricerca cambia di giorno in giorno, di mese in mese, gli interessi delle persone cambiano, di conseguenza coprire più argomenti possibili, più utili possibili,
per i nostri utenti ci permetterà di essere trovati più facilmente sul web. Il quarto consiglio che mi sento di dare anche a chi non ha un sito web è di provare a creare la prima landing page. Che cos'è una landing page? È la cosiddetta pagina di atterraggio, tra virgolette, la pagina su cui atterrano i nostri potenziali clienti o chi può essere interessato a un nostro prodotto, un nostro servizio o a magari a ricevere delle informazioni. La landing page è quella cosiddetta pagina in cui viene descritto un servizio e magari vengono richiesti all'utente i dati, nome, cognome, mail e poi magari gli si invia un contenuto bonus che può essere un articolo, un ebook, eccetera. Intanto si acquisiscono delle lead di potenziali clienti che potranno anche trasformarsi in clienti veri e propri. MailChimp, per esempio, consente di creare gratuitamente delle landing page infinite e che si può ottenere un link, diciamo, da promuovere sui social network o in generale diffonderlo, e questo si può utilizzare anche se uno non ha ancora un sito web. È un esercizio in più, oppure una landing page, uno la può creare anche sul proprio sito web e esercitarsi con vari strumenti per diffonderla il più possibile. Ovviamente una landing page deve avere dei contenuti essenziali, una privacy policy, perché si acquisiscono dei dati di contatto di potenziali clienti, di potenziali interessati, e quindi deve essere conforme alla normativa cosiddetta GDPR o GDPR, che alcuni di voi conoscono. Parlando di landing page e di promozione di landing page, uno di questi strumenti, per esempio, è Google Ads. Google Ads è lo strumento di Google che permette, spendendo, diciamo, una somma variabile, di pubblicizzare delle URL, dei contenuti sul motore di ricerca di Google. Quando voi navigate su Google, mettendo delle parole chiave, delle keyword, i primi due risultati, oppure i risultati in fondo al motore di ricerca, sono dei contenuti che sono stati sponsorizzati da qualcuno. Quindi qualcuno che ha voluto essere indicizzato primo, senza, diciamo, senza che fosse indicizzato organicamente tramite SEO, ma pagando, diciamo, una certa cifra. Google Ads è uno strumento molto importante perché non basta avere un sito web per ottenere visite, per ottenere conversioni, eccetera. Bisogna lavorare sui contenuti, bisogna lavorare anche sulle sponsorizzazioni ogni tanto. È quello che magari si fa anche su Facebook quando si vuole sponsorizzare un post. Il consiglio che mi sento di darvi in questo periodo, dal momento che appunto forse abbiamo un pochino di tempo in più, ci sono i corsi gratuiti di Google. Trovate il link al fondo di questa slide, ma magari ve lo mandiamo insieme all'altro di Neil Patel per le keyword, in modo che possiate trovare delle risorse qualificate. Ovviamente sono corsi creati da Google, che è lo stesso che poi gestisce il servizio, quindi chi meglio di Google può spiegarci come si utilizzano i servizi appunto di Google. E quindi in questo periodo sono corsi molto, molto consigliati. Una cosa che dicevo nel corso per chi l'ha seguito è che perché è importante utilizzare Google Ads e non magari Bing Ads o le pubblicità su Yahoo e su Virgilio? Beh, perché più del 90% delle ricerche degli utenti vengono svolte su Google. Quindi è importante concentrarsi su quello strumento che ci possa garantire la massima visibilità e il massimo ritorno. Questi sono i 5 consigli che ho inserito in questo webinar, però adesso vorrei sentire anche un po' da voi, oltre magari eventuali domande, eventuali quesiti, se avete delle esperienze da raccontare, che cosa vi stanno portando questi giorni, non li definirei per tutti di quarantena, perché la quarantena vera e propria è un'altra cosa, diciamo, di isolamento a casa. E quindi se avete delle esperienze da raccontare legate al sito web o più in generale alla vostra attività senza uscire troppo dal seminato, insomma, sono curioso di ascoltarle.
Allora, intanto, appunto, preparate le domande e se le avete scrivetecele in chat. Io intanto inizio a girarti una domanda di Alessia che chiedeva, se sto iniziando a creare il mio sito web, è poco consigliato farlo col mio nome e cognome? No, non è poco consigliato. Come dicevo prima, è una scelta. Se si crea un sito web col proprio nome e cognome, ovviamente sarà quello il brand su cui noi ci concentreremo. Quindi anche tutte le pagine social dovranno essere coordinate con nome e cognome, i bigliettini da visita e insomma bisogna avere una strategia organica che poi ruoti attorno quel nome e cognome, e la scelta poi del nome e cognome non vieta di essere ricercati sui motori di ricerca con degli altri contenuti. Non ci troveranno solo quelli che scriveranno il nostro nome e cognome, però può essere ottima come strategia, ad esempio, se abbiamo mandato dei preventivi per delle agenzie o per delle aziende o per dei clienti che leggendo il nostro nome e cognome sul preventivo, poi cercano su Google per vedere se esistiamo veramente, per trovare delle informazioni su di noi. Ovviamente è molto probabile che il nostro nome e cognome sia tra i risultati meglio indicizzati, se non ci chiamiamo Mario Rossi, ma abbiamo un nome un pochino meno comune, a quel punto siamo noi che decidiamo quali contenuti far trovare su di noi al potenziale cliente. Quindi va anche bene creare un sito web col proprio nome e cognome. È un argomento interessante questo, è molto dibattuto, Fabio magari non lo sa perché non è del nostro settore, però tra i traduttori una delle domande ricorrenti quando si crea un sito è proprio questa, cioè lo faccio col mio nome e cognome oppure creo un marchio con un nome di fantasia da utilizzare insomma, per il mio marketing. E ne abbiamo parlato anche di recente e magari ti do qualche spunto, Fabio, così ci dici anche Certo. il tuo punto di vista, in questo corso per aspiranti traduttori che stiamo facendo in questo periodo che si chiama Diventare traduttori, appunto. E ne abbiamo parlato sia con Marco Cevoli che con Martina Eco che hanno tenuto due distinti moduli. E siccome Marco Cevoli ha anche un'agenzia di traduzioni, lui diceva che se dietro a un brand con nome diverso da quello del freelance, non c'è poi una realtà che effettivamente corrisponde a più persone, magari che lavorano a più progetti, fa strano, no? Ricevere una candidatura e poi vedere che dietro a un marchio c'è una persona sola. Quindi lui dice: a me fa più cioè, mi dà più affidamento, magari, no? Trovare il traduttore che ha il marketing impostato, orientato sul suo nome e cognome. E invece con Martina si prendeva anche l'altra prospettiva, perché appunto non sempre i clienti dei traduttori sono solo le agenzie, ma sono anche clienti diretti, e l'altra prospettiva era un marchio con un altro nome, un sito in cui ci sono anche diversi contenuti che può fare effettivamente effetto sul cliente diretto. Dipende tutto dall'obiettivo che uno ha, penso, no? E quello che Concordo, riesce a concordo. fare nella sua attività. Dimmi tu Sì, qual è. l'importante, no, sono d'accordo, non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata. L'importante è essere coerenti con la propria scelta. Se si sceglie appunto il proprio nome e cognome, poi la comunicazione deve ruotare appunto dietro questa scelta, anche lo scegliere un marchio, un brand. Quello che posso dire è che la nostra epoca è caratterizzata mediamente da una soglia dell'attenzione molto molto bassa degli utenti e quindi anche dei potenziali clienti, quindi abbiamo pochi secondi per colpirli. E in ogni caso, sia che scegliamo nome e cognome, sia che scegliamo un brand, l'importante è fare le cose bene, presentarci bene e dare, appunto, dare valore, dare qualità. Sì, e direi anche appunto in questo sto rispondendo e ti anticipo, ma poi risponderai anche tu a Luigi. Direi che anche la trasparenza è molto importante perché poi appunto si fa una brutta figura se quello che diciamo non corrisponde a quello che realmente siamo. Infatti Luigi Certo. dice: se faccio un sito utilizzando un brand, quindi uno pseudonimo, è importante poi sottolineare che dietro c'è una persona singola oppure devo, barra posso fingermi, tra virgolette, un'azienda? No, fingersi un'azienda, no. Uno può benissimo utilizzare un brand come fanno tantissime aziende unipersonali, anche fuori dal settore della traduzione.
e bisogna essere trasparenti fino alla fine, insomma. Nella maggior parte dei casi non ci verrà chiesto, perché poi se alla fine il nostro output è di qualità e magari lavoriamo bene, questa curiosità non ci verrà posta. Bisogna essere sempre sinceri, bisogna essere sempre coerenti e magari si può utilizzare anche il nome del brand o quella strategia qualora si poi subappaltassero talvolta dei lavori a dei collaboratori, però non ci vedo nessuna contraddizione allo scegliersi un marchio e un logo per una persona sola. Ok, grazie per la risposta Fabio. Io ne ho ancora qualcuna, quindi se vuoi restare con noi te le giro volentieri. Sì, volentieri. Intanto rispetto alla creazione dei contenuti, Renata dice bisogna essere per forza bravi a creare contenuti e questo già mi scoraggia. Quindi diciamo, ecco, la paura del contenuto è un'altra cosa che effettivamente un pochino scoraggia il traduttore freelance, che magari appunto è impegnato a fare il suo lavoro di traduttore e si chiede se sul sito, sul blog deve mettere qualcosa in più rispetto al quale magari non è preparato, o comunque non è sicuramente il suo lavoro di base. Certo, allora diciamo che da una parte ci si può rivolgere a dei copy che con tariffe tra le più svariate, ma ci sono magari anche copy freelance che si rivolgono alla vostra platea che possono aiutarvi, se non a creare il contenuto, a rimaneggiarlo. Però diciamo nella fase creare dei contenuti è un po' uscire dalla propria comfort zone. All'inizio è difficile perché magari si ha un po' il blocco dello scrittore, però in realtà quando ci si mette risulta poi sempre più facile, è un allenamento, diciamo, quindi bisogna sedersi e provarci. E poi si può utilizzare questo strumento anche per imparare. Preparare una lezione su qualcosa, scrivere un articolo su qualcosa è il modo migliore per padroneggiare poi delle conoscenze, per aprirsi degli orizzonti. Quindi nulla vieta che uno possa mettersi lì, fare dei test, magari farsi aiutare da amici per rileggere i propri articoli e magari possiamo scambiare il favore e correggere noi, revisionare noi gli articoli di una persona fidata. Però il difficile è partire. Poi quando si è partiti si riescono a scrivere contenuti anche di grande qualità in 40 minuti, in un'ora, insomma. Se è un argomento che padroneggiamo bene non c'è bisogno poi di fare mille ricerche. Magari raccontiamo un risvolto di un nostro lavoro, insomma. Certo, è anche il problema appunto di Claudia, che dice appunto il mio problema col sito è sempre stata la produzione di contenuti e il contatto disciplinato con i social media. Onestamente non riesco a trovare contenuti intelligenti da proporre ogni mese, questo è un problema perché i contenuti devono essere intelligenti e di qualità, giustamente. Sì, quello è vero. È meglio scrivere dei contenuti di qualità che arricchiscano il lettore piuttosto e il potenziale cliente piuttosto che pubblicare, puntare sulla frequenza, cose a caso. Però anche lì non ci sono delle regole. Se decidiamo di anche solo fare un contenuto al mese, questo rimane coerente con la nostra strategia. È meglio anche uno al mese che nessuno. Esatto, dunque passo a un'altra domanda. Allora, una domanda sulla grafica. Francesca vorrebbe sapere se ci sono dei colori da evitare nella creazione di un sito. Ma diciamo, più che dei colori da evitare, bisogna dal punto di vista grafico farsi seguire bene per fare in modo che il proprio sito web e i colori che si scelgono siano coerenti, diciamo, col messaggio che si vuole lanciare con il nostro logo, eccetera. E soprattutto quello che bisogna fare molto attenzione ai contrasti, a mettere insieme dei colori che non c'entrano niente l'uno con l'altro, però ovviamente poi
uno può sperimentare e fare quello che gli viene in mente. Anche all'inizio, ad esempio, non so se conoscete il Open di Enrico Mentana, è stato lanciato con sfondo nero e caratteri bianchi. Nessun giornale si era mai lanciato in questa sperimentazione. Ovviamente ognuno è libero poi di fare quello che vuole, però farsi seguire da un esperto in questo senso, oppure cercare dei template se si utilizza WordPress o altri CMS, forse è la scelta migliore per non lanciarsi in avventure spericolate, diciamo, coi colori. Ok, sto guardando le domande che scorrono. Margherita vorrebbe sapere quali sono i siti che offrono servizi di promozione a pagamento che tu consigli eventualmente, non so. In che senso promozione a pagamento? Lei fa riferimento tipo a MailChimp come esempio, però non capisco bene perché MailChimp è un servizio di posta elettronica, cioè per mandare le newsletter, quindi non so. Non so bene a cosa si riferisce, magari mentre aspettiamo che Margherita ci spieghi meglio, intanto te ne passo un'altra. Chiede Silvia se secondo te ha senso creare il sito in più lingue. Sì, il sito in più lingue ha assolutamente senso crearlo nella misura in cui il servizio che noi eroghiamo è molto spesso, avendo lavorato con voi traduttori freelance, visto che moltissimi poi lavorano con agenzie di traduzione, imprese anche internazionali, quindi il sito web multilingua è una fatica maggiore all'inizio, però poi non è detto che dobbiamo creare se scriviamo un articolo sul nostro blog italiano, dobbiamo per forza tradurlo in tutte le lingue del nostro sito web. Sarà uno sforzo maggiore all'inizio, ci si può far aiutare, diciamo, con alcuni tool per avere in tutte le lingue, magari le privacy policy e le cookie policy e i termini più legali, creare le pagine statiche, eccetera, e poi magari pubblicheremo contenuti solo periodici, solo in inglese o solo in italiano. Però comunque se uno ha un sito in WordPress, ad esempio, ci sono dei plugin che permettono di gestire in maniera molto agevole i siti multilingua, senza creare quell'esperienza negativa che magari c'era sui siti di una volta con la tendina oppure con la traduzione automatica. Insomma, si riescono a creare proprio dei siti anche su dei sottodomini. Quindi sì, la mia risposta è sono consigliati i siti multilingua. E agganciandomi alla privacy policy, che è il tuo terreno, Federica chiede se esistono dei modelli da inserire nella landing page. Sì, esistono anche dei tool, per esempio c'è Cookiebot, per esempio per la cookie policy, o c'è il servizio di Ubanda per redigere delle privacy policy molto semplici per dei trattamenti di dati che non sono poi così complessi e possono essere anche realizzate in multilingua. Allora, d'accordo, così hai risposto anche alla domanda di Silvia che chiedeva appunto quali tool, se potevi elencarne qualcuno. E ecco, un'altra domanda interessante di Silvia è il dominio del sito web è bene che sia .it o .com? No, allora anche lì, una volta c'era meno scelta, adesso si è aperta anche tutta la pletora dei new top level domain, che sono .biz, punto, non lo so, trad. In realtà non c'è una regola generale sul dominio scelto e sul top level domain. Si può utilizzare il .it, il .eu, il .com. Dipende un po' se è libero il dominio che cerchiamo, a che prezzo lo troviamo, quanto costa il rinnovo, però poi attualmente il contenuto re che viene indicizzato è il contenuto all'interno del sito web. La URL e il dominio pesano sempre meno rispetto a una volta, ormai sono diventati quasi irrilevanti, insomma. Lorenzo mi chiede se privacy e cookie policy sono necessarie anche per i siti web statici.
Dipende, perché se utilizziamo anche solo Google Analytics per delle analitiche di base sui visitatori del sito web, o abbiamo dei trattamenti di dati che magari non avevamo considerato, anche solo su un sito web statico abbiamo un stock dei contatti, allora ci serviranno anche le cookie policy e le privacy policy. Nel dubbio è meglio averle, quello che dico sempre, senza. Per non sbagliare, insomma. Ok, Elisa chiede se tra le piattaforme di creazione siti ce n'è una che secondo te per facilità di uso, gestione contenuti, eccetera, è più semplice, cioè che consiglieresti anche per cominciare una. WordPress trovo che sia la migliore, sia per fare dei lavori base che dei lavori un pochino più avanzati, soprattutto è ottima con gli ultimi aggiornamenti, per esempio la versione Gutenberg permette anche di assemblare i pezzi all'interno di una pagina e creare gli articoli in maniera molto semplice da una dashboard, quindi io suggerirei WordPress, anche se ultimamente ho visto dei bei lavori anche su Wix. Ok, grazie Fabio, io qui ce n'ho ancora, dimmi te quando mi devo fermare perché No, ho dai, va bene. il Se ci sono tram. ancora domande, va bene. Testimonianze non ne sono arrivate, vero? Allora, di testimonianze ho più che altro appunto chi ci racconta un po' di difficoltà, per esempio stavo guardando, aspetta, aiuto, l'ho persa, ce n'era una in cui si sollevava un problema, adesso non la trovo perché ce ne sono veramente tante, però mi ricordo come diceva, che praticamente il problema che si presenta anche per un traduttore freelance è che spesso appunto i siti sono molto simili tra di loro, quindi il problema che si presenta è quello di rendere il sito un po' unico, no? E quindi appunto chiedeva a te qualche dritta rispetto a questo, cioè il fatto di cercare di non essere l'ultimo della lista o uno tra tanti all'interno di una lista di siti simili. Questa te l'ho girata perché è un'esperienza che anche se non ti raccontano, a me spesso viene riportata. Mi chiedono spesso come faccio a mettere cose diverse rispetto a quelle che solitamente fanno parte di un sito tipico del traduttore freelance. Certo, da quel punto di vista bisogna appoggiarsi molto alle proprie peculiarità. Magari abbiamo lavorato per determinate tipologie di aziende o lavorato su alcuni filoni che ci contraddistinguono e quindi lì il segreto è, da una parte, utilizzare quello che ci differenzia dagli altri e quindi puntare su quello. Magari poi è il nostro punto di forza, perché aziende del settore poi ci troveranno per quel tipo di contenuto da una parte, dall'altra parte premia sempre, secondo me, di nuovo essere sinceri e magari anche raccontare esperienze personali, talvolta anche in maniera molto professionale, non per forza fare il diario oggi sono andato a fare la spesa, ma esperienze professionali concrete, ovviamente. Senza citare nomi dei clienti, senza sbilanciarci troppo su quello che non possiamo raccontare, però se no è un'ottima strategia. Esatto. Lavorando anche a braccetto, magari con i social, no? Puoi fare una strategia, Assolutamente. scegliere uno o due social che colleghi al sito e attraverso il sito, poi in modo magari più spigliato o meno spigliato, quello il tono di voce, poi lo Sì, decidete voi. dipende, assolutamente. E quindi, insomma, in questo modo riuscite poi a portare le persone sul vostro sito, non è che cascano dal cielo i click sul sito, però se fate anche un po' di, se guidate le persone attraverso i social, magari riuscite a portarcene di più. Barbara dice, io posso testimoniare che mi sono creata un sito personale in autonomia con WordPress, senza particolari conoscenze informatiche e a costo quasi zero. Dice, certo, è necessaria una buona dose di pazienza per familiarizzare con lo strumento, oltre che per creare i contenuti. Sì, ma concordo. Diciamo che se uno ragiona nell'ottica che il proprio tempo è comunque, sembra banale dirlo, però il proprio tempo è denaro. Quindi se uno decide di investire 100 ore del proprio tempo
magari o anche meno, non per forza 100, perché le ha oppure perché non le dedica al lavoro, sta comunque facendo un investimento, anche se non lo vede, perché è però un investimento che poi gli ritornerà nel tempo, oppure decide che non ha questo tempo e si affida a un terzo per realizzare il sito web, eccetera. Sono scelte, comunque, in ogni caso sono due tipi di investimenti diversi. Anche Arianna, per esempio, riporta la sua esperienza, dice: personalmente mi sto concentrando sul profilo LinkedIn perché lo trovo più semplice da gestire rispetto appunto al sito web. Lei vorrebbe sapere appunto, lei dice che cosa è preferibile, se il sito per una questione di visualizzazione o la pagina LinkedIn. Entrambe le cose, diciamo che LinkedIn è un ottimo strumento a livello di conversioni e di reazioni dei contenuti, in questo periodo è decisamente superiore a Facebook. Facebook ormai è intasato di contenuti perché ce ne sono sempre di più, c'è tantissima gente, quindi pubblicare un contenuto, un link su Facebook avremo pochissime view, po pochissime conversioni se non siamo conosciuti, se non spendiamo un po' di soldi a promuovere i contenuti su LinkedIn, soprattutto se utilizziamo magari non per forza la pagina, ma il nostro profilo personale, ci dà molte più soddisfazioni in questo periodo. Utilizzare sia LinkedIn che il sito web, magari scrivendo un contenuto per il blog del sito web e poi riportarlo sulla piattaforma. È una strategia, diciamo, che è vincente, e una cosa alimenta l'altra. Ok, stavo guardando una domanda di Silvia per tornare al logo. Lei dice: per la creazione del logo, secondo te qual è la strategia più giusta? Cioè, quali sono gli aspetti sui quali dobbiamo concentrare l'attenzione? E se credi, e questa è sempre una questione che ritorna, se è meglio affidare il compito a un grafico e valutare le sue proposte in base a ciò che gli abbiamo detto su di noi. Perché c'è chi appunto magari parte da zero, e questo te lo dico io, molti traduttori all'inizio se lo fanno da soli il logo. Cioè, anche di questo abbiamo parlato sempre al corso per aspiranti traduttori, che Angela Stelli appunto ha curato la parte, ti ricordi Angela che era la giornata del traduttore, la nostra grafica fotografa, e lei Certo. appunto ci diceva quali erano vantaggi di farcelo da solo e gli svantaggi, perché comunque se ti rivolgi a un grafico hai quantomeno un lavoro di qualità maggiore, senz'altro. Assolutamente, sì, il vantaggio di un grafico, se è un grafico molto disponibile e professionale, che creerà magari, ci farà un'intervista, chiederà quali sono i nostri obiettivi. Un po' di background e magari ci presenterà 10 alternative. A quel punto diremo: no, lavoriamo su queste 5 con delle varianti. A quel punto è un processo continuo che porta alla definizione del logo finale. Se uno decide invece di crearselo da solo, è anche una scelta. In questo caso, quello che suggerisco io è feedback, feedback, feedback. Prima di lanciarci e pubblicarlo sul sito web, sui biglietti da visita, eccetera, chiediamo il feedback a persone fidate, chiedendo loro di essere sincere sul loro parere, magari non solo a loro, ma in generale raccogliere tanti, tanti pareri e sulla base di quello poi decidere o fare delle varianti, perché magari in una prima fase ci sembrerà venuto bene, però poi confrontandosi con anche esperti o con persone in cui siamo a contatto, magari risulterà che ci saranno che non è proprio efficace, tenendo conto che poi attorno al logo ruoteranno delle strategie anche commerciali e di marketing, e quindi poi cambiare dopo 6 mesi il logo perché ci accorgiamo che non ci piace o che non è bello. Non ne vale la pena investire. Magari ci viene anche in mente di registrare il marchio in Italia all'interno dell'Unione Europea, e quindi prima di registrare un marchio dobbiamo essere veramente certi che sia efficace o che ci piaccia, ci rappresenti. Certo,
Barbara, mi fa una domanda. Io in realtà non credo che sia fattibile tecnicamente, però dimmi tu, dice se si pubblicano contenuti su LinkedIn si possono caricare automaticamente sul sito? Io Ma questo non so. ci sono tanti plugin che permettono di fare cose diverse. È più semplice l'opposto con Sì. magari Hootsuite. Quando si crea un contenuto sul sito, viene automaticamente poi postato su LinkedIn. Io per esempio mi sono fatta mettere sul sito dal mio web designer il plugin per Twitter. Su Sì. LinkedIn non ti so proprio dire, però può darsi che ci sia anche per pubblicare su LinkedIn, non so. Sì, cioè, da sito a LinkedIn, sì. Ok, altre esperienze da raccontarci mentre io giro un'altra domanda a Fabio, che però è di Paul e credo si riferisca più a quello che dicevo io di guidare la gente sui social, che lui dice ho qualche difficoltà a gestire il guidare la gente tramite i social, quindi qualche dritta per usarli in modo intelligente senza pagare, specifica Paul. Sì, è molto complesso attualmente avere dei ritorni considerevoli sui social se si parte da una base, diciamo, non, da una base di medio livello. Il fatto è che attualmente gli algoritmi dei social network privilegiano alcuni tipi di contenuti rispetto ad altri. Se uno, ad esempio, su Facebook scrive un post di solo testo, lo vedranno più persone rispetto a un link. Se uno pubblica una fotografia, la fotografia avrà più interazioni rispetto al testo. Se uno pubblica un video, avrà più interazioni di tutti. Quindi il video in questo momento è il contenuto principe che viene premiato, diciamo, dagli stessi social. Su Instagram anche ci sono degli algoritmi che sulla base di alcuni parametri decidono a quante persone mostrare il contenuto, le reazioni che ottengono i contenuti che postiamo nei primi minuti dal post cambieranno le performance dello stesso, oppure l'ora della giornata in cui postiamo i contenuti. Ci sono talmente tante variabili, oltre a poi la qualità del contenuto stesso, perché se sarà un contenuto di scarsa qualità rispetto a uno di alta qualità, o che dà valore rispetto a uno che non dà valore, anche lì le reazioni saranno diverse. Perché noi dobbiamo chiederci perché un contenuto che scriviamo noi, ad esempio, un contributo su un nostro particolare lavoro di una traduzione tecnica postato sulla nostra profilo di Facebook, dovrebbe avere delle interazioni perché magari noi su Facebook siamo collegati solo con i nostri amici che magari ci vogliono bene, i parenti, eccetera, ma non gliene frega niente dei dettagli del nostro lavoro. Quindi su Facebook magari non avremo neanche un like. Su LinkedIn invece un contenuto del genere potrebbe ottenere molte più reazioni e darci molte più soddisfazioni. Su Facebook e su Instagram, ad esempio, potranno andare molto di più dei contenuti, magari con una nostra foto che magari postiamo una nostra foto con lo stesso testo dell'articolo o un'estrapolazione dell'articolo stesso, eccetera, e noi che ci mostriamo in modo professionale, allora le persone vedono la nostra immagine e interagiscono di più. Purtroppo ci sono tantissime variabili da tenere in considerazione e non esistono delle formule magiche, però andando a conoscere bene gli strumenti, quindi gli algoritmi come funzionano, quali contenuti privilegiano, quale contenuto è meglio per ciascun medium e sulla base di quello avere una strategia diversa e soprattutto perché noi dovremmo postare su Facebook un contenuto, qual è la nostra strategia, qual è il nostro obiettivo, avere solo visitatori, perché avere un sito web di un traduttore freelance 10, 15, 60 o 100 visitatori al giorno, non è che cambi poi granché. Dobbiamo avere i visitatori giusti, i potenziali Certo. clienti o persone interessate che possono convertirsi appunto in clienti. Esatto, infatti, prima di mettersi giù a fare un sito,
Dovete fare un bel brainstorming con voi stessi e capire bene qual è il vostro obiettivo, anche per decidere poi come orientare la vostra divulgazione del sito, che dovrete appunto sempre tenere presente nella vostra attività di marketing quotidiana. Cioè, fatevi un bello schema, cercate di capire quali sono i vostri punti di forza e poi orientate la realizzazione del sito su quelli, se no magari dopo vi tocca tornare indietro e rifare le cose più volte perché non siete soddisfatti di come. Certo. Invece se avete una bella strategia di base, poi 99 su 100, il cliente giusto, cioè quello che voi volete andare a prendere, arriva. Sì, poi Quindi. volevo tornare un attimo sui contenuti, perché a volte non bisogna essere poi così cervellotici per trovare un contenuto originale. Ad esempio, magari lavorando su un testo, abbiamo trovato che è molto... molto frequente, diciamo, che si possa sbagliare su un determinato passaggio, su tradurre dei falsi amici, e magari facciamo l'articolo, quattro cose, appunto, per tornare di nuovo al titolo di questo webinar, quattro cose da tenere a mente quando si traduce un testo per il settore alberghiero, le cinque cose che non bisogna fare, eccetera. In questo modo ci facciamo vedere esperti su quel tipo di traduzione. Diamo ovviamente anche un aiuto a colleghi, vabbè, se quando uno crea contenuti non deve mai avere la paura che questi contenuti possano venire sfruttati da dei concorrenti, eccetera, perché alla fine se noi ci mostriamo esperti di un determinato argomento, il valore che ne abbiamo nel condividere il contenuto e la conoscenza è sempre maggiore rispetto a quello che ne trarremo tenendolo per noi. Quindi magari raccontando sulla nostra esperienza, tre cose da tenere a mente o a cui bisogna stare attenti quando si fa un determinato tipo di traduzione, o le sette parole da non tradurre in questo modo perché altrimenti il significato è totalmente diverso, eccetera. Io credo che possa essere interessante sia per gli utenti che per i potenziali clienti. Esatto, e poi magari alla fine fate una bella call to action e dite se avete bisogno di traduzioni per Sì. questo, sappiate che potete contattarci qui e là, perché comunque insomma la collaborazione, la condivisione dei contenuti, veramente ormai spero che si sia superata la visione che siamo tutti concorrenti, perché è vero che siamo concorrenti, ma quello che diciamo sempre anche ai nostri corsi è che il lavoro invece di collaborazione con i colleghi è una cosa che fa solo del bene alla categoria, all'umore, alla crescita personale, soprattutto per una classe diciamo, di lavoratori come i traduttori che sono abbastanza isolati, no? Sì. Quindi ecco, collaborare non vi fa altro che arricchire, quindi non abbiate paura di collaborare e condividere. Ovviamente siate capaci di scegliere il collaboratore giusto, ecco, questo in generale, come nella vita, affidarsi a persone di cui ci si fida. E la condivisione di contenuti non succede niente se qualcun altro ve li vede, perché tanto la competenza è la vostra, per cui se condividete un contenuto non succede niente. E Flavia dice: concordo pienamente. Flavia è la nostra allieva storica, quindi le Ottimo. è stata instillata questa vision fin da piccina, quindi sono contenta che ora concordi così. Allora, leggo anche un'altra esperienza che ci racconta Emanuela, poi io direi che possiamo chiudere, visto che abbiamo Va tenuto bene. molto più del tempo che ci avevi Mi ha fatto indicato. piacere, ha fatto piacere. Allora, Emanuela dice: mio fratello studia informatica, mi sta creando il sito a rilento perché io non sono ancora presente sul mercato come traduttrice professionista. E anche lei qui dice appunto: come faccio a fare in modo che i contenuti non vengano presi da altri? Perché a differenza di Facebook non è possibile scaricare foto da Instagram e vorrei che fosse impossibile farlo anche dal mio futuro sito. È una questione di copyright o c'è una particolare funzione? Ma no, è una questione di copyright. Diciamo che qualsiasi tool di sicurezza che si utilizzi per evitare che vengano copiati i testi o le fotografie può essere, se un sito web è accessibile, facilmente aggirabile da screenshot e altri modi. Quindi di base bisogna tenerlo in conto che c'è questa possibilità che i nostri contenuti possano essere saccheggiati, tra virgolette, però anche
Anzi, se vengono sottratte delle foto, degli articoli interi, abbiamo delle armi in più, perché abbiamo appunto il copyright non va, è una formalità, cioè secondo l'ordinamento italiano non è una formalità che va registrata in un ufficio, copyright, eccetera. Noi nel momento in cui creiamo una fotografia, la pubblichiamo su un sito web, mettiamo il copyright, eccetera, o diciamo che tutto il sito, tutti i contenuti originali sono protetti da copyright. Il copyright nasce nel momento in cui noi creiamo un contenuto e quindi poi possiamo anche farlo valere su, ad esempio, lo hosting provider che ospita il sito che ci ha copiato i contenuti, e se noi mandiamo una diffida, che si può fare anche senza necessariamente rivolgersi a un avvocato, ma facendo una segnalazione. Per violazione di copyright, poi se dimostriamo che i nostri contenuti sono stati pubblicati per primi da noi, non Certo. c'è problema. Ma poi questo rischio non lo intravedo, diciamo, per il vostro settore. Poi magari ci sono esperienze più spiacevoli, però non, i vantaggi di pubblicare contenuti originali sono molto superiori ai rischi di eventuali violazioni di copyright. È vero, sono d'accordo e su questo direi che possiamo chiudere. Intanto stanno scorrendo tantissimi ringraziamenti sia da parte di chi già Grazie ti conosce e chi invece ti ha conosciuto oggi. Poi appunto mi stanno scrivendo tutti che il webinar è stato utilissimo, che hanno preso appunti, che tu sei sempre disponibile e carino. Poi ci sono dei complimenti voi. anche per me, ma non li dico perché mi vergogno. E quindi ecco, mentre scorrono tutti questi ringraziamenti, io volevo dirvi, vi do questa informazione, che Fabio fa parte anche del nostro gruppo di consulenti convenzionati che potete trovare sul sito di STL, nella sezione degli altri servizi, dove abbiamo tutti i nostri specialisti, consulenti che praticano sconti sulle loro tariffe, i nostri allievi. Come sempre, tengo anche a specificare che noi non facciamo assolutamente mediazione su queste consulenze, semplicemente sono persone con cui abbiamo lavorato proprio anche personalmente, perché per esempio per il GDPR Fabio mi ha fatto da consulente e se non ci fosse stato lui mi sarei sparata. E quindi noi ci siamo trovate bene per prime e pensiamo che alcune di queste competenze possano servire anche agli altri traduttori come sono servite a noi. Quindi abbiamo fatto queste convenzioni per far avere ai nostri allievi un trattamento preferenziale a livello di prezzi. Ecco, tutto qua. Quindi se avete bisogno di Fabio lo trovate anche lì. Poi questo incontro è stato registrato, io spero che non ci siano problemi tecnici particolari, perché in questo periodo, come vi dicevo, invece un po' ce ne sono per il sovraccarico sulle piattaforme. Cercheremo di scaricarla e di metterla sui nostri canali social, il link, cioè sulla sezione dei webinar gratuiti sul sito e sulla pagina Facebook. I webinar gratuiti sono a disposizione di tutti, per cui se avete tempo in questi giorni sfruttateli e andatevi lì a sentire. Ce n'è anche un altro di Fabio, sempre sui siti web. Se poi volete essere aggiornati sulle nostre iniziative, vi potete iscrivere alla newsletter che trovate sul sito in home page oppure al nostro gruppo Facebook dedicato ai nostri allievi, dove ci sono già circa 1500 persone che chiacchierano più o meno quotidianamente su cose di traduzione. Allora, io a questo punto chiuderei ringraziando ancora tantissimo Fabio per essere stato con noi. Fabio, se la Grazie Fabri. quarantena va per le lunghe, sappi che ti ripresenteremo. Volentieri, grazie a tutte e a tutti. E ringrazio anche Silvia, questa la posso leggere perché non è diretta solo a me, però mi piace tanto che dice voi di STL siete un team fantastico e in questo momento siete di tanto supporto. Grazie, adesso io mi commuovo pure, quindi chiudo per evitare, insomma, svilimenti in diretta e vi do appuntamento alla prossima volta. E grazie ancora Fabio, a presto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.